Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso. Tra i relatori, tra chi interverrà, c'è per esempio chi rappresenta Microsoft. Perché? Beh, e nel caso di Andreoli, noi ci aspettiamo da lui in particolare, appunto essendo figura di primo piano di una dei player più importanti del mondo, insomma, del digitale, una visione della filosofia aziendale di Microsoft, soprattutto in relazione allo sviluppo di servizi a favore delle imprese, che è uno degli aspetti su cui con maggiore attenzione e maggiore insistenza oggi si stanno muovendo i grandi player internazionali, in particolare Microsoft, che è appunto avremo il piacere di avere con noi ospite, insomma, con Andreoli. Gli aspetti che ci interessano sono quelli di intelligenza artificiale messi a disposizione in forma di servizi alle imprese, che è una delle frontiere importanti di sviluppo dei nuovi servizi per le imprese. Ma accanto a lui avremo ad esempio Garrone di Open Fiber. È Cos'è? l'impresa gemmata da Enel che ha vinto la gara per la realizzazione dell'infrastruttura alla banda ultralarga nel Veneto. Il tema della connettività è uno dei temi caldi e purtroppo, ahimè, limitanti nel caso del territorio veneto, nel senso che gli scontiamo veramente un ritardo importante nei confronti di altri territori nazionali ed europei ancora di più. Da lui ci aspettiamo degli aggiornamenti in ordine ai tempi di realizzazione dell'infrastruttura e in particolare anche e soprattutto alle tempistiche con cui la nuova connettività verrà messa a disposizione delle aree produttive. Ricordiamo ad esempio che una fetta importante del finanziamento del bando appunto regionale proviene da fondi strutturali regionali che erano in origine destinate all'infrastrutturazione di zone produttive, di aree produttive. 83 milioni degli oltre 200 impegnati nel bando regionale provenivano in realtà, erano destinati ad infrastrutturazioni di aree produttive. E quindi c'è una forte aspettativa in questa direzione. Io le chiedo quanta parte ha Open Fiber che può essere, e quanta la regione, quanto lo Stato nel contribuire a un processo rapido, alla luce appunto di un ritardo che comunque esiste. Beh, Open Fiber ovviamente è l'attuatore Esatto, però. del piano, di una fetta importante del piano e ovviamente i tempi poi, lo sappiamo, la realizzazione degli appalti poi scontano anche delle tempistiche, diciamo, in funzione anche delle difficoltà tecniche che si incontrano nella realizzazione, ma comunque rimangono degli impegni molto chiari in ordine agli obiettivi che dovremmo raggiungere nel 2020, in 2020. L'85% del territorio veneto dovrebbe essere infrastrutturato con una connettività a banda ultralarga, quindi con standard almeno di 100 mega Beh, insomma, non è e il male. 100% a 30 mega. Sarebbe un sogno riuscire ad arrivare anche vicino a questi obiettivi senza raggiungerli interamente, perché ci rendiamo conto che siamo nel 2017 e in realtà i tempi sono molto stretti, però gli obiettivi che ci aspettano sono sicuramente di importanza fondamentale per le Tra i relatori c'è anche la Regione Veneto con Lorenzo Gubbian. Perché? Sì, in realtà ci sarà Idelfo Borgo che è il responsabile dell'agenda digitale, l'ingegner Gubbian lo ha delegato ad essere presente Comunque una figura c'è. di primo piano. La Regione Veneto nel luglio di quest'anno ha approvato l'agenda digitale, che è lo strumento di sviluppo, in realtà non un semplice atto di programmazione, ma uno strumento di sviluppo vero e proprio in tema di tecnologia digitale. Da questo strumento noi ci attendiamo dei risultati importanti. Il secondo, uno dei tre obiettivi cardine di questa agenda digitale è destinata proprio alle imprese. L'obiettivo è di promuovere la digitalizzazione delle imprese a tutti i livelli in maniera trasversale, essendo appunto la tecnologia di per se stesso, per sua definizione, Quello che state destinata. facendo un po' voi anche, che cercate nel vostro ambito di stimolare, di pungolare, no? In qualche Quello che modo. cerchiamo anche come organizzazione imprenditoriale
di sostenere e di favorire presso le nostre imprese associate. C'è poi un collegamento, accennavo un po' all'inizio, con un momento molto importante che si svolge a Roma. Che importanza può avere anche la partecipazione a eventi, momenti di benchmarking, di confronto per gli imprenditori e quindi renderli sempre anche più vicini al nostro territorio? Beh, Maker Faire è, come dire, la kermesse degli artigiani digitali, no? Così, cosiddetti movimento nato negli Stati Uniti nei primi anni 2000, da noi è arrivato un po' dopo, diciamo, e che ha avuto una sua genesi, un suo sviluppo, che sta avendo un suo sviluppo e che sicuramente rappresenta un elemento di interesse. Noi e le imprese guardano a questo movimento come una fucina di innovazione e di creatività e di innovazione da cui possono nascere nuovi prodotti, nuovi servizi e quindi avere un'evoluzione in senso produttivo importante. È di per sé stesso un momento in cui si incontrano creativi, inventori, artigiani digitali e imprese che in qualche modo possono essere da partner in questo processo di immersione dell'innovazione e di creazione di nuovo sviluppo attorno all'innovazione. Ecco, l'hai detto una parola cruciale, creativi. Cioè io ho bisogno come imprenditore di innovazione, di digitalizzazione, eccetera, se ho un'idea nuova, se creo, se do vita a qualcosa di nuovo. Secondo lei siamo al punto di svolta in cui c'è veramente fermento, voglia di nuovo? Si era parlato anche tempo fa, la crisi porterà a qualche cosa, non si può restare, o si sprofonda, si sparisce, molte imprese sono sparite, oppure chi va avanti è perché ha quel qualcosa di nuovo. E quindi come stimolare in chi ha fatica a farlo questa creatività, momenti di confronto, perché stimolano, no? danno una vitalità nuova, danno entusiasmo. Quindi anche voi come Confartigianato ci state pensando? Beh, credo sia il primo compito di un'organizzazione di categoria quella di pensare al futuro e di riuscire a far ragionare i propri iscritti in maniera diversa rispetto a quello che è lo scenario non solo locale, neanche solo nazionale, ma soprattutto internazionale, proprio perché le moderne tecnologie, per esempio, abbattono le frontiere, abbattono quello che è un limite di mercato che non c'è più, ma il mercato è diventato tutto il mondo. Allora qui su questi territori noi abbiamo una propensione che nasce da Marco Polo probabilmente all'internazionalizzazione, sì, al commerci con l'estero, un qualcosa che abbiamo nel nostro DNA. E che abbiamo nel nostro DNA un altro aspetto che è proprio quello della creatività. Se queste terre sono terre che sono state definite le locomotive d'Italia, e se questo è vero, ed è vero, è proprio perché abbiamo queste prerogative, abbiamo queste doti che hanno a che fare appunto con l'intrapresa, con la capacità di risolvere problemi, la capacità di aver voglia di ogni giorno pensare a qualcosa di nuovo. Io faccio sempre un esempio che è quello della capacità di flessibilità e di cambio di passo e di ritmo. Noi qui abbiamo avuto imprese che avevano trovato dei grossi business nel Nord Africa. Arriva la primavera araba e devono scappare via dall'Africa, e dove vanno? Vanno in Russia, perché lì si era aperto un momento economico importante. In Russia si consolida un periodo di grandi business, di continuità, di stabilità di business. Cosa succede? Arriva l'embargo. Si va via dalla Russia e si va in Cina, e perché la Cina ha una grossa evoluzione economica, e si va a fare prodotti, a vendere i propri prodotti in Cina. La Cina va in grossa crisi con problemi di tracollo di borsa, un ciclo economico che è negativo. Dove si va? Ci si sposta e si va in America. Perché? Perché il dollaro si è rafforzato un pochino di più sull'euro e diventa un mercato appetibile. Beh, io credo che questi nostri imprenditori hanno dimostrato una flessibilità importante, una capacità di risolvere i problemi, una capacità di cambiare mercati, perché non è così normale che ciò che viene chiesto in Nord Africa sia la stessa cosa che viene chiesta in Russia, in Cina o in America. Si deve completamente cambiare. Allora, questa propensione al cambiamento c'è, bisogna far abbattere quelle che
sono la resistenza al cambiamento. Credo che l'associazione di categoria, al di là di fare la tutela rispetto a normative, a leggi, a burocrazia, è in grado di farlo. Deve fare anche questa contaminazione con le imprese. Allora, metterle assieme tra di loro e fare quello che viene chiamato, no, tempesta di cervelli, dicendo in italiano anziché in inglese, credo siano momenti importantissimi. Tirare fuori un imprenditore dalla propria azienda, metterlo insieme ad altri imprenditori, è sempre una cosa che ci dicono loro, poi torna utile a quello che è la programmazione delle proprie imprese. Mettere assieme gente che è abituata a fare questo lavoro e far vedere il loro lavoro da fuori anziché all'interno dell'impresa è sicuramente un qualcosa che porta risultati, perché lo abbiamo sperimentato, sappiamo che è così e continueremo a farlo. Perfetto. In conclusione, professoressa, cosa si sente di dire, di suggerire, di che messaggio dare? Uno dei risultati molto interessanti che abbiamo visto è che c'è un successo economico investendo, ma basta investire in una sola tecnologia. Non è importante portarsi a casa dai robot alla stampante 3D, al laser cutting, alla realtà virtuale. Quindi tranquilli. Tranquilli, il percorso sarà lungo, però l'aspetto importante è che basta scegliere una tecnologia e capire che tipo questa tecnologia cosa può fare per la propria impresa. Si può iniziare dal marketing, a far diventare magari i propri prodotti più intelligenti, si può iniziare riorganizzando magari la creatività attraverso le stampanti 3D, quindi accorciando il processo di sviluppo di un nuovo prodotto, di prototipazione. Si può immaginare una robotica che magari affianchi il lavoratore, quindi un'idea più collaborativa, mettendo insieme il saper fare artigiano con i robot, diciamo, di nuova generazione. Diciamo, ci sono realtà diverse, l'importante è capire che opportunità ci sono e riportare all'interno della propria impresa. C'è uno spazio enorme di opportunità anche per le imprese piccole, e appunto non occorre necessariamente investire in un numero molto molto ampio di tecnologie, ma trovare quella giusta per sé. E l'università dà una mano? Si può affiancarsi? Da questo punto di vista noi siamo disponibili, tra l'altro come università abbiamo una serie di competenze anche all'interno, no, di un percorso legato al Competence Center che vogliamo portare avanti, e naturalmente noi siamo sempre disponibili a lavorare con le imprese su questi percorsi di innovazione. Perfetto, io vi ringrazio, siamo giunti al termine, ricordiamo quindi l'incontro sabato 2 dicembre a Villa Ottoboni a Padova dalle ore 9 in avanti, ecco qui veniamo alla locandina, e convention praticamente digitaliano, e quindi cercare, imparare a prendere quello che serve per digitalizzarsi. Abbiamo visto che una cosa, tutto, solo la parola fa paura, ma in realtà sono dei percorsi che si possono attuare tranquillamente con il supporto della Confartigianato Imprese, che dà una mano, dà un aiuto, accompagna poi chi ci studia all'università, e imprenditori che daranno il loro esempio, che racconteranno cosa hanno fatto e i risultati che hanno conseguito. Grazie molte ancora, buon proseguimento, noi ci rivediamo domani.